Buonasera, solo due parole per fare gli onori di casa. È con noi Franco Loi, io gli farei un applauso. È uno dei più importanti, se non il più importante, dei nostri poeti, dei poeti italiani, e con lui lo accompagna Umberto Fiori, che è un altro importante poeta, anche lui di origine milanese, anche per lui Milano è la parte poetica, e forse ci leggerà qualcosa di lui, in quanto è un compagno di strada, ha anche musicato certe poesie di lui, e proprio qui in questo festival qualche anno fa a Marano sul Panaro, nel teatro di Marano sul Panaro, le ha cantate. Franco Loi, milanese, in realtà è nato a Genova nel 1930, suo papà era sardo di Cagliari, la mamma colornese, quindi parmense, ma fin da bambino, 6-7 anni, è andato a vivere a Milano, e Milano è diventata la sua città, il milanese, il dialetto milanese è diventata la sua lingua ed è diventata anche la lingua della sua poesia. È un poeta importantissimo, stato in questi decenni per tutti quelli che hanno in Italia amato la poesia. Si è parlato prima di credere nella vita, ecco, Franco Loi ha creduto, è un uomo di fede, fermamente nella poesia, perché crede negli uomini, nell'umanità, e crede nella comunità che si raccoglie, crede nella comunità degli uomini perché crede nel singolo individuo. E c'è un verso di un poeta che mi viene sempre in mente quando leggo Loi, e leggo la forza umana, l'energia inusuale che passa nei suoi versi. Franco Loi ha anche intrecciato la strada, l'ha conosciuto bene, si chiamava Franco Fortini, è stato anche l'introduttore di un suo importante libro, Strolec, del 1975, e questo verso dice: gli uomini sono esseri mirabili. Ecco, penso che Franco Loi abbia sentito profondamente questa cosa, ereditandola magari dalla lettura del Vangelo, della Bibbia, dei romanzieri russi, della poesia, o semplicemente nel contatto vero con gli uomini. Da ragazzo ha lavorato allo Scalo Merci, poi ha lavorato all'ufficio stampa Mondadori, ha conosciuto davvero le persone, le ha toccate, e la sua poesia crede fermamente nella conoscenza, non soltanto per via intellettuale e culturale. È un poeta, è un uomo dotato di una forte cultura, di un'intelligenza della poesia e della lingua, ma crede fermamente nel contatto fra le persone. La conoscenza per amore, l'amore, è un poeta dantesco in questo, profondamente dantesco. E l'amore non soltanto come nella tradizione lirica per il tu, femminile, maschile che sia, insomma il rapporto tra due, ma l'amore proprio tra gli uomini, l'amore comunitario, il credito dato alla vita e l'esistenza. Conosce, in quanto poeta, in quanto uomo, anche il buio della vita, i baratri, la possibilità del mancamento di senso, e in quanto tale è un poeta problematico, ma nei decenni ormai della sua scorreria poetica la forza e l'energia della vitalità ha sempre avuto il sopravvento. Sentirete quando leggerà dal suo dialetto milanese, innestato poi di tanti umori sanguigni popolari, la ricchezza espressiva e l'energia che passa nella sua poesia, il senso davvero pieno di una comunità vivente. Credo che un cruccio, Loi scrive, credo dal 1987, ormai da un trentennio, sull'inserto il letterario e culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, che esce appunto la domenica, e lì è tornato spesso scrivendo sui poeti, sulla poesia, ma anche sul proprio tempo, su questo fatto. La paura che il popolo sia, come dice in un suo articolo, un popolo di morti, cioè che quell'uomo, essere mirabile, venga meno alla dignità che gli è stata conferita e di cui dovrebbe essere il portatore. E credo che il canto della sua poesia, così densa di ispirazione, derivi proprio da questo,
Sto per chiudere. Un elemento che torna tantissimo nei suoi versi, tornano Milano, tornano le persone che ha incontrato nella sua vita, la memoria della Milano successiva alla guerra, la Milano decaduta dei decenni successivi, tornano tante figure anche di intellettuali o di semplici persone amate nella sua poesia, ma torna tantissimo lungo i marciapiedi e le strade di Milano il vento. Un suo libro si intitola L'aria, un'antologia di sue poesie che potrebbe essere anche un modo per avvicinarsi, per chi non la conosca, la sua poesia uscita da Einaudi nel 2005, si intitola L'aria della memoria. Ecco, il vento davvero permea i versi di Loi ed è il vento anche dell'ispirazione. Non credo che Loi creda nell'ispirazione come un fatto singolare, come qualcosa che parte dal poeta. Crede invece in un DNA, non so come chiamarlo, in un'energia, in una spinta della vita che ci precede e che arriverà, che passerà dopo di noi. E in quanto tale torna spesso nella sua idea di poesia l'idea dantesca di qualcosa che ditta dentro, no? Di una parola e di una voce, che per lui è stata la lingua, la poesia e il milanese, insomma, che di cui il poeta si sente investito, proprio come il vento dell'ispirazione, e che non può che restituire. Io do subito la parola a lui, e negli ultime domeniche, proprio sul Sole 24 Ore, quasi che non fosse, sembrerebbe il prodromo a questo incontro, sta facendo una serie di interventi non su libri di poesia, ma proprio sulla sua idea di poesia e quello che la sua esperienza della poesia gli ha insegnato. Davvero degli interventi molto belli. Do la parola a Franco immediatamente. Mi sono messo d'accordo che lui mi faccia delle domande e io risponderò, perché se no io, se parto, vi saluto il concerto, perché io non mi fermo più. Beh, senti Franco, prima di farti delle domande mi piacerebbe che tu dicessi una tua poesia, che magari non tutti conoscono, è quella di Deus un Mat. De Deus un Mat, se streppa la coscienza. Quella lo voglio leggere. La vuoi leggere dopo? Adesso allora voglio leggere il poeta. Va bene, dai. Poeta, dunque io non so se devo capire il milanese, ma credo di sì, perché poi non c'è mica tanta differenza tra le lingue popolari e neanche con l'italiano, anzi. Pensate che la maggioranza delle parole milanesi, come l'italiano, derivano dal greco e dal latino. Dunque, il poeta dice domina mura, poeta dice a chi piange la sera e la mattina salsa le spera. Manca le grusà, se dis poeta, a chi sa ben parlar, bev e magnà. E quel che canti don, e amorò poeta, dice la gioventù che sa incantas, ma quei che fa morire con la poesia, liga da sé, ciavada, e fa negare il libro della vita, Ave Maria, in no poeta, in non dell'ustra, e ciamo in massa, e ciao, e così sia. Ecco, direi, non so se siete d'accordo, ma insomma si capisce, no? Non c'è bisogno di una traduzione in italiano, perché il suono del dialetto è parlante. Per sé. Invece, proprio a proposito di ciò di cui parlava la poesia, vorrei che Franco raccontasse come è venuta fuori la sua poesia in un periodo in cui si scriveva in un modo completamente diverso. A me la cosa che mi ha sempre colpito è questo. Poi c'è stata tutta una stagione di poeti in dialetto, ma in realtà Franco Loi è stato, come dire, un caso unico. Non si può neanche far rientrare
stenta categoria di poeti in dialetto, ha cambiato completamente la concezione, l'idea di poesia che si aveva. Io lo dico perché è stata una mia esperienza da giovane, proprio quando l'ho incontrato. Ecco, come è venuta fuori? Cioè, tu ti sei, sei arrivato dentro la poesia in un modo completamente diverso da tutti gli altri. Sì, beh, io non so come, cioè come con precisione le cose cominciano, non si sa mai bene. Si sa che io ho frequentato molto i posti di lavoro, ho fatto il manovale dello scalo merci, ho fatto l'accoglitore di lettere di virtù, ho fatto poi lo scritturale e quindi poi ero responsabile di una sezione giovanile del Partito Comunista e quindi ho frequentato molto la gente che lavora, la gente che fatica e che, a differenza di quello che si crede, erano persone geniali, era la gente, come mi ha detto un operaio, e te l'ho detto anche in treno, un operaio mi ha detto, e me l'ha detto in milanese, io ve lo ripeto in italiano, ma me l'ha detto in milanese, io, dice, sono lì che lavoro, e ho il mio compagno che non fa niente tutti i giorni, e lui guadagna più di me. Perché? Perché alla sera deve fare il lavoro, finire il lavoro che non ha fatto di giorno. Ma sai cosa ti dico? Io sono contento così, perché amo il mio lavoro. E allora imparo qualcosa del ferro, perché lui lavorava il ferro, e imparo sempre qualcosa di me stesso. Dunque questa è quasi come quello che dice Dante nella commedia, quando hanno giunto Viviani in purgatorio, gli dice: ma tu non sei quello che girava per le strade di Firenze cantando le sue canzoni? E lui dice, non dice io sono un poeta, io mi sono uno che quanto amor mi ispira, noto, mi ispira, non è me forza fu ispira, mi ispira, mi alita, mi soffia, noto. E a quel modo, cioè ascolto e prendo nota, e a quel modo che hai detto dentro il vostro significato. Questo secondo me è significativo, perché la gente che lavorava facendo gli artigiani o lavorando i campi, qualsiasi tipo di lavoro con le mani, e quanto più andiamo indietro e più lo facevano con le mani, allora questa gente imparava qualcosa dalla materia su cui lavorava e nello stesso tempo qualcosa di se stesso. Bene, questa è la mia esperienza della poesia. In quanto a scrivere in milanese, io ho scritto in milanese, ma ho scritto anche in genovese, che era la lingua di mio padre, sardo, di origine ebraica, il cognome di origine ebraica. E il sud della Sardegna, sbarcati gli ebrei, hanno fatto figli, è diventato la Cagliari e il Campidano, ci sono moltissimi che si chiamano Loi. Loi è un cognome ebraico venuto da Elohim. C'è un vocabolario a Bologna che parla di questa origine dei cognomi. E da Elohim deriva Loi. Loi, con la O chiusa. Ora, io queste cose le racconto per dire che la gente che ho frequentato mi è parsa, come dire, io ho scritto anche in parvense, in colonnese anzi, perché mia madre era nata a Colorno. Ma io dico che questa frequentazione della gente semplice, del lavoro,
aver vissuto anche la guerra, l'immediato dopoguerra, le fatiche, la fame, e tutto questo mi ha costretto ad ascoltare. Ecco dove ho soprattutto imparato il milanese, ascoltando la gente. Poi, dopo aver scritto di teatro, aver scritto racconti, romanzi, tante cose in italiano, mi sono trovato a leggere Belli, romano, romanesco. E quando ho letto il Belli mi ha colpito moltissimo. Io prima avevo letto tanti libri dei grandi poeti del passato, greci, italiani, Ariosto per dirne uno, e avevo un'idea già della poesia che non era fatta di una lingua piuttosto che di un'altra, ma era fatta proprio della parlare delle cose che interessano tutti gli uomini. E quindi quando poi ho letto il Belli, ho detto, ma guarda, questo qui parla di tutto, parla d'amore, parla del Papa e ne parla al modo come sappiamo, il Belli, e parla della vita comune, della gente. E la prima poesia che ho scritto, quando ho letto il Belli, è stata un gruppo di impiccati che ho visto in un paese del Cremonese. E io non me la ricordo tutta. Questa poesia è fatta, sì, in milanese, ma ci sono dentro anche tante parole che sono italiane e venivano usate nell'Ottocento, nei vocabolari del 7 e dell'Ottocento c'era, e poi nei vocabolari nuovi, per esempio il vocabolario Garzanti, non ci sono più queste parole, perché sono sparite dall'uso comune. Ecco che allora io ho detto, ma allora la lingua parlata da un popolo è la vera lingua. Poi mi sono letto il nostro grande Dante e il De Vulgare Eloquenza, e il De Vulgare Eloquenza incomincia proprio così: i romani parlano una lingua della grammatica, ma questa non è la vera lingua, perché la vera lingua è quella che si impara da bambini, dalla nutrice e dalle persone circostanti, cioè dal popolo. Allora mi sono detto, io ho ascoltato tanto il popolo, perché non scrivere in milanese? Questa è la risposta. Quindi la tua non era, come dire, non era una polemica contro le tendenze che c'erano allora, il tuo non era uno schieramento estetico o letterario, era una scelta di vita in un certo senso. No, sì, certo, una scelta di vita. Ma una scelta di vita che avevo già fatto in tutta la vita, anche quando prima. Cioè, non è una scelta estetica. Anche se poi ho imparato una cosa, ho imparato che in poesia importantissimi sono i suoni delle parole. Le parole sono suoni, e se mettiamo una parola vicino a un'altra, sono suoni che tendenzialmente, quando si parla mossi da amore, quando ci si affida cioè al proprio mondo interiore e si vuol dire, allora noi si usano i suoni, e le parole vengono fuori attraverso i suoni, i significati vengono fuori attraverso i suoni, almeno questa è la mia esperienza. Quindi allora non è un fatto di fare delle rime o di fare 11 sillabe o farne 8 o farne sestini o farne le... No, questo sono tutte cose che si imparano a scuola. È quello che diceva Dante: parlano la lingua della grammatica,
Ma come diceva un altro mio amico operaio, le regole ci sono per dimenticarle, perché le regole te le detta la materia su cui lavori. E ogni lavoro, lui lavorava in legno, era un falegname, ogni legno è diverso. È diverso. E quando lo lavori non sai come lavorarlo se non te l'esperienza ti fa insegnare come lavorarlo. Quel pezzo di legno, se ne prendi da una quercia o lo prendi da un olivo, è diverso il modo di lavorarlo. E questo è lo stesso accade in poesia, è la materia stessa di cui tratti che a un certo punto ti suggerisce come fare. E questo dice, e poi un'altra cosa importante. Quando mi domandano a me, in genere, quando mi domandano in tanti, quali sono stati i giorni più felici della tua vita, più gioiosi? E io dico, se ti penso, sono i momenti in cui ho scritto la poesia. Ma come mai? Perché anche quando si parla di cose allegre, si è felici, si è gioiosi. Perché in quel momento tu non sei tu con la tua testa e con i tuoi giudizi sul dolore e sul male che scrivi, ma in quel momento è la tua anima che ti scrive. E allora la tua anima ti suggerisce. Io infatti giravo come Dante, come diceva la cosa di Dante, per le stanze recitando le mie poesie. Quando la memoria non ce la faceva a tenere in mente quello che usciva da me, allora io mi sedevo e scrivevo per 20 minuti, scrivevo quello che avevo raccolto tra mezz'ora e tre quarti d'ora. Poi dopo mi prendevo a camminare e a parlare, a dire, a fare. Dice Leopardi, pensate a Leopardi, che non parla di cose allegre, scrive la sorella Paolina, finalmente, dopo tanto cincischiare con le parole, mi ha ripreso finalmente l'allegrezza dello scrivere poesia. Leopardi non parla di cose allegre, parla di tante altre cose, di dolore, parla del senso di dolore, di sconfitta, di abbandono, e anche di terribile sgomento che prova di fronte all'infinito, no? E invece lui parla di allegrezza. Finalmente mi ha ripreso l'allegrezza dello scrivere poesia. Ecco, io i giorni più pienamente di me stesso, contento di essere in me stesso, sono stati quelli in cui ho scritto la poesia. Vogliamo far sentire qualcosa, Franco? Cosa dici? Ci provo, ci provo. Io, come la maggioranza dei milanesi, non sono milanese. Sono ligure e sono arrivato però a Milano che avevo 5 anni, quindi l'ho sentito parlare. E io sono più ligure di lui perché sono nato a Genova. Appunto, infatti, abbiamo fatto lo stesso movimento, Franco e io. Quindi, il milanese, un po' lo mastico, lo capisco. E cerco di leggerlo, sono qui, sono stato chiamato qui anche per questo. E come diceva Papa Wojtyła, se sbaglio mi corrigerete, perché c'è un problema, Franco se no le leggerebbe lui. Io cerco di fare le sue veci, alcune di queste poesie le ho anche cantate, appunto, quindi le so quasi, anzi le so a memoria. L'ombra d'un Dio passeggia dentro di me, un tempo che vem da Ios, dal Viv, di anni, aria della memoria, del domani. Mi vorrà risparlare, sentir dentro me, scultare la sua sapienza e deslassare, sarei che son de lui e chi son me. Ma l'ombra va e la torna e son lontan, e senti domani l'aria di pensier, chi porta il voi. E tre vengan i ser. Oh Dio, che te stes con, senza pietà,
Ti cerca i can, e sculta se summi, che l'om ormai la morte, e se scurda. E io ne leggo un'altra. Io ne dico un'altra su Dio, perché hai letto questa, e dice: de Dio sul mat, se streffa la coscienza, se divide la coscienza. Questa è una cosa che dopo ho scoperto dopo, aveva già detto il San Paolo di Tarso, e l'aveva scritto in una lettera a lui. Di Dio sul mat e si strappa la coscienza. Cioè, perché si strappa? Perché le cose che vediamo e tocchiamo non abbiamo dubbi, ma le cose che non vediamo e non tocchiamo e che non conosciamo, allora non cominciamo a argomentarci attorno, a discuterle, a stare, diventano pensieri. Allora di Dio sul mat si strappa la coscienza. Vuoi dire e pensi, merra e meni e voi. E più se pensi, e più le sono lontano. Dio le scherzo, le come fa la luna, che nel pensiero in nuve e lui si sconta. E in cima tu di via, parli qui on, e Marta della luna, ciara, lunenta, con la sua luce che slisa nella notte. Slisa, come sapete, vuol dire che fa scivola lasciando il segno nella notte. Ecco, forse possiamo leggerne qualche altra di quelle che abbiamo segnato. Questa è un'altra che è diventata una canzone. Le vesse gur che fa diventa mat, che l'om quando ha paura forse resona, e quando il trema forse ha coraggio, ma lei quando guarda in faccia la sostanza che lì le ciapa la voglia deve smat. Forse u tremà come de jazz fai stelle, no per il fregio, no per la paura, no del dolor, le grias o la speranza, ma de quel niente che passa per i cieli e fiada sulla terra che ringrazia. Forse le sta come che trema il cuore a ti quando nella notte va via la luna, o ven mattina e par che il ciar se muore, ed è la vita che la ritorna vita. Forse resta come se trema in sé, in sci, senza saper come Dio vuole. Sto pensando alla, si può dire, alla religiosità che c'è dentro, che abbiamo letto diverse poesie dentro le quali c'è Dio. Dio è un argomento molto poco trattato nella poesia italiana del secondo Novecento, o se è trattato comunque, non so, penso a Caproni con la sua ateologia, eccetera. Tu invece ne parli come se fosse una presenza continua, presenza assidua. Scritto De Dio sul mat. De Dio sul mat si strappa la coscienza. Perché? Ma perché quello che sappiamo, la pretesa dell'uomo di trarre una logica dalla sua conoscenza, io la trovo ridicola. Ne trae sempre un'ideologia o una teologia. Allora dopo le chiese fanno la guerra tra di loro, o la chiesa mette, se uno non è d'accordo lo mette a rogo,
e così via, e gli altri allo stesso modo sono convinti che Dio non esista, che esista solo la materia, e sulla base della materia fa delle altre ideologie, il comunismo, il socialismo e così via. Ma Karl Marx dice una grande cosa. Karl Marx, in uno scritto giovanile, dice: un politico dovrebbe sempre guardare agli artisti, siano essi pittori, poeti o musicisti o gli artisti in generale, o filosofi. Perché? Perché lui medierà, il politico deve sempre mediare, deve fare i conti con le potenze economiche e sociali che ci sono in un paese. E quindi, per esempio, faccio un esempio, il signor De Gasperi come il signor Coso adesso, come si chiama? Renzi. Come il signor Renzi, devono fare i conti con i potenti delle banche, le potenze straniere che dominano il mondo, come l'America, per dirne una, e allora deve entrare in compromesso generale. Lui, Marx, dice: questo è inevitabile, in qualsiasi epoca e con qualsiasi potere, ma lui sarà un buon politico se avrà sempre visto e guardato agli artisti, perché avrà la verità della situazione reale nel paese. E quindi poi lui farà quello che vorrà, tratterrà, verrà incontro agli interessi vari, ma avrà sempre presente qual è lo status della vita di un paese, perché gli artisti lo presentano com'è, nella sua essenza. E questo, allora, in quanto a Dio, io dico che siccome la nostra conoscenza è minima, il mio Dio non è un Dio di un'ideologia, non credo di aver capito tutto. Credo semplicemente che sia talmente tanto ciò che non conosco, che non so, per cui non posso neanche lontanamente formarmi un'ideologia. Devo guardare la realtà e imparare sempre, non si finisce mai di imparare. Conoscere vuol dire stare attenti. E cosa conosciamo di noi stessi? Pensiamo al sogno. Cos'è il sogno? Il sogno è il nostro inconscio che ci dice. Noi ci svegliamo al mattino, ma già parte delle volte non ascoltiamo neanche, non ricordiamo niente del sogno. Certe volte ricordiamo i sogni e li capiamo. Moltissime volte ci sono sogni che non riusciamo a capire. Perché non riusciamo a capire? Perché la nostra consapevolezza è minima. Allora riscopriamo lo psicanalista. Io non ci sono mai stato, ma ci sono quelli che hanno... Mio figlio l'ho portato dallo psicanalista, quell'altro, io sono stato anch'io dallo psicanalista per farmi spiegare certe cose che non riuscivo a capire. Ecco, allora la poesia ti dice quello che ti dice il tuo inconscio, non quello che abbiamo nella testa. Non si scrive mai la poesia dicendo quello che si ha nella testa. Perché mentre io, per esempio, la mia esperienza è che mentre giravo ero intento con la testa a memorizzare, non potevo con la testa pensare alle parole che scrivevo. Io non facevo nient'altro che memorizzare con la testa. Poi quando mi sedevo a scrivere, scrivevo quello che avevo nella memoria. Allora, il nostro inconscio, come nei sogni, il nostro inconscio sa più di noi. Perché mentre io vi parlo e voi ascoltate, e se fosse anche viceversa, che voi parlate e io ascolto,
Allora cosa succede? Che io sono intento a parlare e voi ad ascoltare o viceversa. E allora non possiamo, ma il nostro corpo raccoglie sensazioni, emozioni, pensieri inconsci su di me, su tutto, sull'aria, sul di fuori, su noi stessi, che noi non abbiamo la capacità di prendere di coscientemente, però entrano in noi e se ci abbandoniamo al sogno vengono fuori le cose che noi non sappiamo capire. È la stessa cosa la poesia. Quanti poeti hanno scritto che quando ho scritto la poesia dico: ma chi l'ha scritta? Ma è la mia vita? Io non ho mai pensato questa cosa. Tanti poeti l'hanno scritto, a cominciare dai poeti greci, l'ha scritto Dante, l'ha scritto Petrarca è stato accusato di eresia perché ha detto che la poesia in quanto vera poesia è sempre sacra scrittura. E allora i domenicani l'hanno accusato di eresia, l'hanno difeso i francescani e siccome lui non era Dante, come sapete, è stato condannato a rogo quando lui era già scappato, prima la prigione e poi quando è scappato l'hanno condannato a rogo. Allora lui, Petrarca invece non era Dante, e allora ha fatto un po' fare marcia indietro, ha spiegato cosa voleva dire in un certo modo e non è andato a rogo, ma l'aveva detto anche Petrarca. E quanti altri poeti hanno scritto questa cosa? Anche Pascoli quando parla del fanciullino di cosa parla? Parla dell'inconscio, è il nostro inconscio, il fanciullino è il nostro inconscio, che lui sa quello che noi non sappiamo. Allora il fare della poesia è un fare che ci rivela noi stessi. E siccome ogni civiltà quando nasce, sul Tempio greco l'ho visto io a Coso, in Grecia, e questa è una delle cose, vedi, che non mi mantiene neanche la memoria, che io ho amato tanto quel posto lì della Grecia dove sono stato, e lì c'era, dove c'era la Sibilla, no? E sul tempio della Sibilla c'è scritto: conosci te stesso. I latini all'inizio di Roma, il tempio latino, nosce te ipse, conosci te stesso, perché la conoscenza di se stesso ti fa capire come convivere con gli altri. Io quando ero bambino, c'era un bambino, io avevo 9 anni, c'era un bambino che ne aveva 3 o 4 più di me e 12-13 anni e lui diceva: oi, di che lì sta dalla larga, perché che lì è una carogna. E io ci credevo e avevo paura di quello lì. Poi dopo sono diventato più grande, sono diventato amico di quello lì e ho detto: ma se è carogna lui, sono carogna anch'io, come lui. E allora ho imparato qualcosa di me stesso, ho imparato qualcosa anche degli altri. E allora tolleravo l'altro, tolleravo con quello che aveva. E questo è importante per la convivenza tra gli uomini. La democrazia vuol dire coscienza degli uomini che scelgono chi ci deve guidare. Ma se noi non abbiamo coscienza di noi stessi, come facciamo a giudicare? Cosa giudichiamo? Dalla televisione che ci racconta solo bugie? Dobbiamo imparare a conoscerci, a conoscere la vita. E allora più conosciamo noi stessi, più impariamo a tollerare le malefatte o le debolezze dell'altro. E la società sta in piedi. Benissimo. Bene, no, concluderei con una poesia.
se massen, gan paura, scapen a mo, sota qui bomb, per i danè e la mort. Se massen, fan bander per libertà, s'impicchen per i dei, la religion, se massen per la patria e per la vita, e per massà se massen, per la sleia. O Dio, che troia mond, che sviliment, che porca umanità e che vergogna, de num a num, e che sfugliament. Se massen per la storia ormai de sempre, e a Dio che guarda, che va fregge pensare.